Ho avvistato la Serbian Dancing Lady mentre girava per la mappa in modo molto misterioso e sinistro. Non so qual è il motivo che la spinge a farlo, ma io sono andato a seguirla ed è entrata nella caverna dei misteri di GTA V e abbiamo trovato delle cose lì dentro, cose molto inquietanti. Sto cercando di avvistare un evento perché tecnicamente quando c'è il temporale qua succedono cose molto brutte in questo posto, tecnicamente, di solito. Eccolo qua, infatti, ci sono dei cadaveri, mi sembra, delle persone che sono state uccise. Però, vedete, qua ce ne sono tanti in parte. Qua c'è la macchina della Serbian Dancing Lady e lei è qui, lo sapevo. Signora Lady, se ne stia lontano. Penso che l'abbia fatto lei, immagino. Aspetta, vado e prendo immediatamente la macchina prima di perderla. Dobbiamo investigare i suoi misteri e non so quali siano esattamente. Cioè, nel senso, in realtà ne abbiamo scoperti molti. Sappiamo... Ah no, aiuto, ho preso un masso. Adesso la perdo, palese. Cerchiamo di non perderla. E vi stavo dicendo che la Serbian Dancing Lady ha scoperto che c'era il killer dell'infinito. Avevamo scoperto un sacco di cose sul killer dell'infinito e forse l'abbiamo anche visto. Molti di voi nei commenti, e questa è una cosa importantissima, ci avevate detto che poteva essere benissimo il killer dell'infinito. E lei ci ha portato qui, in questo posto che adesso devo immediatamente andare a vedere. Vediamo un attimo dove... Oh mio Dio, raga, è proprio qui, aspettate. Era entrata in questa stanza e io adesso devo andare a vedere che caspita ha fatto in questa stanza, perché potrebbe essere che ha fatto fuori qualcuno. Ecco, mi sa... O ha distrutto l'auto, le finestre, però già questa auto era distrutta, quindi non lo so. In effetti non è normale, vabbè. Quando mai? Lo sapevamo che non fosse normale. Oh, ma di chi è quest'auto? Scusate un attimo. Cosa sta facendo? Vuole far esplodere l'auto. Raga, oh mio Dio. Cosa? Vediamo. Vediamo se la fa esplodere. Eh sì, l'ha fatta esplodere. Oh mio Dio. E allora io ovviamente mi sto nascondendo. Perché sta facendo queste cose? Adesso sta picchiando un tizio innocente. Io ovviamente devo prendere l'arma perché non posso far... Ehi. Ferma. Non si fa. Oh, che vuoi tu? Ma scusi, ma la devo uccidere per caso? Lei è un malavitoso. Ma guarda tu, questo qua, raga, scusatemi, mi stava sparando a me. Che vuole da me? Ho preso la pistola degli alieni perché lei ha super paura di questa pistola. Raga, sta uscendo da questo posto, è completamente fuori di sé. Cioè, nel senso, non so perché faccia così. È completamente fuori di sé. Cioè, vedete, non è normale. Non so cosa lei abbia in mente. Cioè, perché poi è venuta qua, scusatemi? Cioè, ho come l'impressione che lei stia su questo server e giri su questo server per, tipo, far fuori le persone, per dar fastidio e per fare paura, soprattutto, per far tanta paura. Ed è per questo che noi dobbiamo essere uniti contro di lei per non avere mai paura di niente. È successo? Vedete? Sta cercando di far esplodere una roulotte, poverina. Vediamo se uso la pistola, ma tanto questa pistola non fa niente. Ce la spaventa solamente, però non è che le fa fare qualcosa. Allora, qui c'è la sua auto. Ma se salissi in auto con lei? Aspetta, mi fa ridere. Io la sto ancora seguendo, raga. E a me sembra che adesso abbia presa la... Cioè, ha preso la macchina, non è che a me sembra. Ha proprio preso la macchina e se ne sta andando... Evidentemente se ne sta andando in autostrada. Non so come mai. Probabilmente mi verrebbero tante battute da fare in questo momento, ma non le farò. Perché, ma raga, ma cosa sta facendo? Ma non si guida così, signora Dancing. Cioè, lei sa ballare ma non sa guidare. La sto inseguendo e lei sta ancora qui. Si vede peraltro nella notte questa cosa blu. Peraltro lei prima aveva fatto anche dei clacson con quest'auto veramente strana. E infatti sentite che continua a fare. Aspetta, non si sente molto bene perché c'è pure la pioggia, poi c'è il motore della mia auto. Sentite che brutti rumori che fa. Cioè, non hanno senso i rumori di quest'auto. Però io veramente non capisco perché abbia quest'auto. Un pochino mi fa anche ridere, perché dai, cioè un pochino fa ridere, no? Cioè, la Dancing Lady su sta caspita di auto che tu dici, ma che caspita di auto è? Che fa con i cosi, non è normale. Poi vedete, quando succedono questi bug, ci sono gli uccelli e tutte queste cose che si buggano in cielo. A volte non so se notate, tipo, delle cose che cadono. Ecco, quelli sono tipo dei bug. Proprio perché, evidentemente, non lo so, c'è il server che è rotto, probabilmente. O, insomma, il gioco che è rotto da me, o tipo che è posseduto, capito? E quindi è questo forse un problema che non è da sottovalutare. Peraltro, vedete, lei continua a sparare e a fare robe che non dovrebbe, ma continua a fare... Guarda, una pazza completa. Ah! Per fortuna che sono stato così agile da spostarmi, sennò morivo proprio in un incidente mortale. No, vabbè, dai, scherzo, questo è esagerato. Oh mio Dio, no, dove sta?
No, non perdere la Dunis, non perdere. Ok, però mi sembra che lì stia andando avanti, quindi aspettiamola. Ok, perfetto, per fortuna non l'abbiamo persa. Ovviamente, raga, come in ogni mistero, sta piovendo e ci sono i fulmini, perché è così purtroppo. Quando ci sono da indagare i misteri, purtroppo piove e ci sono i fulmini. Guardatela là, che si è pure schiantata. Adesso muore probabilmente, cosa? No, è ancora viva purtroppo, perché sarebbe bello che il mio server si togliesse questa questo virus, questo demone, questa possessione da parte della Dancing Lady. Non so nemmeno come chiamarla. Una pazza completa che continua a stare nel mio server e a rompere tutto, e anche le scatole soprattutto. E adesso chissà dove starà andando. Io continuo a seguirla proprio perché sono incuriosito da dove sta andando, perché non è normale, raga, cioè. Oh, aiuto, mi sa che gli ho dato una culata, però va bene, nel senso, va bene così. Forse non devo dire sta parola, boh, va bene. Ragazzi, mi ha portato dalla caverna. Ora ho capito dove caspita voleva portarmi, finalmente. Vediamo che cosa ha intenzione di fare adesso. Oh mio Dio, sta aprendo la grotta. Ma perché lo sta facendo, scusatemi? Per fortuna io ho sempre la mia torcia fidata e anche la pistola aliena, della quale lei ha molta paura. Ma io adesso magari dico una cosa che non ha senso, però ho come l'impressione che lei non mi stia attaccando perché ha paura della mia torcia. Adesso io spero che lei vada anche un po' più piano, perché sennò la perderò. Dai raga, guardate, ci sono un sacco di cose in questa caverna. Peraltro in questa caverna ci sono molti altri misteri, oltre adesso a lei, che c'è il mistero di lei in questo momento. Però dico, normalmente ci sono altri misteri in questa caverna. Si ipotizzavano molte cose, tipo che fossero morti dei minatori su GTA e che ci fossero delle cose molto brutte, purtroppo. Ragazzi, la sto vedendo che spara e si vede effettivamente qualcosa di... Oh mio Dio, ma quanti cadaveri ha ucciso! Basta, smetti, ma porca miseria... Ma cosa sto facendo? Adesso si spaventa e scappa, palese, esatto. Guardatela, questa pazza psicopatica. Adesso devo vedere, ricordiamoci che è andata da questa parte. Poi la prendo e la seguo, porca miseria. Ma ha fatto fuori tutte queste persone. Ah, adesso si vuole vendicare, ma io sono un agente della FIB, non puoi farmi niente perché ho la corazza, stupida, ignorante che non sei altro. Veramente, ma raga, ma cosa ha fatto? Poi perché ha messo i cadaveri così? Sembra che sia tipo anche un po' maniaca, secondo me. Comunque, allora, non è normale veramente come situazione, mi dispiace per queste povere persone che sono state fatte fuori. Per fortuna è solo un gioco, ovviamente, ricordiamoci sempre che è solo un gioco. Niente, raga, io direi che questo mistero può finire qua, anche perché probabilmente qui più avanti lei non sembra voler andare, a quanto pare. Sì, vedete, se ne sta andando da sola. Ok, probabilmente... vorrei andare più avanti per capire, però probabilmente non c'è più, vedete che lei se ne sta andando. Non c'è più niente, probabilmente. Vabbè, allora, scrivetemi se volete vedere altri misteri della Serbian Dancing Lady, perché ne stiamo scoprendo davvero tanti. Poi, peraltro, questa miniera è veramente grande, quindi potremo farci altri video magari in futuro.